Bentrovati, buon venerdì e buon tutto, come diciamo sempre. Chiudiamo questa nostra settimana di Aperinews e, come ormai avete capito, la chiudiamo come l'abbiamo aperta, esatto. Io e tu. Però abbiamo un terzo. Un terzo speciale. Speciale oggi. Ma specialissimo. Perché questa puntata di Aperinews, questa giornata, in questa giornata non si può prescindere dal fare gli auguri di buon compleanno per i suoi anni al nostro Gino Astorina. Happy birthday. Standing ovation. Io vi ringrazio, però non vorrei che con questa presentazione noi facessimo fuggire via gli ospiti importanti, quelli veri che daranno invece il lustro. Perché vuole glissare sul suo compleanno sempre? Glissare? No, perché un po' il compleanno un po' mi imbarazza. Beh, devo essere sincero, un po' il compleanno mi imbarazza. Io invece desideravo dire una cosa, vediamo se possiamo chiudere questa settimana con delle buone notizie, perché noi siamo un po' a caccia di buone notizie. Martedì abbiamo fatto un collegamento con Marco Marrone, che è uno degli armatori, e che finalmente ha rivisto i propri pescatori ritornare, e sempre a caccia di buone notizie. Giusto. Noi ci affidiamo ad Andrea Caffo e ai suoi illustri ospiti per far sì che si possa andare contro tendenza rispetto a questo anno horribilis che è il 2020. Infatti. E noi siamo ben felici che Andrea Caffo ci dia una mano per avere personaggi importanti e far sì che le buone notizie possano cavalcare quest'anno. Andrea, che torna a trovarci, e di questo siamo veramente felici. Intanto lo saluto, ben trovato Andrea. Ciao a tutti. Andrea, che questa volta, perché ce l'aveva promesso, non è solo, ma è accompagnato da due professori, ben due, che io do i nomi, poi Andrea li presenterà. Scusami Alessandro, complimenti ad Andrea per il look. Assolutamente. Con le cuffie che accoppiate al maglioncino. Accoppiate al maglioncino, elegantissimo. Giusto. Grande Andrea. Grazie, totalmente casuale, però grazie. Devi sapere che Ciccio è il nostro fashion blogger, quindi lui ci tiene a queste cose. E allora, Andrea non è solo, detto, perché con noi ospiti quest'oggi ad Aperinews ci sono il professore Adriano Chio, il professore Vincenzo Silani. Ben trovati professori, saluto tutti e due. Buongiorno. Allora, io però vorrei che fosse Andrea, perché ci siamo messi d'accordo, lo possiamo svelare prima per telefono, a presentarli come è giusto fare in queste occasioni. Andrea. Va benissimo. Allora, il professor Chio è collegato da Torino, è professore ordinario di neurologia, è presidente del comitato scientifico della Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi di Torino. È anche responsabile del CRESLA, cioè Centro Regionale Esperto per la SLA di Torino, responsabile del Dipartimento di Neuroscienze Rita Levi Montalcini, e appunto lavora, dirige questi dipartimenti presso l'azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino. Il professor Silani invece è collegato da Milano, è professore ordinario di neurologia, è il direttore della scuola di specializzazione in neurologia, responsabile del dipartimento di fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti, lavora presso l'Università degli Studi di Milano, è direttore dell'unità ospedaliera neurologia stroke unit e laboratorio di neuroscienze, e lavora presso l'Istituto Auxologico Italiano, che è un IRCCS, cioè un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Ora, detto questo, spero io direi di che non noi ce ne sbagliate. Andiamo adesso, e continua Andrea tranquillamente da solo, perché è stato bravissimo. E quindi aggiungo, oltre ai titoli, la profonda umanità di entrambi, che ho avuto il piacere di conoscere, con i quali appunto capita di sentirci. Sono persone tra, non lo dico perché sono adesso qui connessi, ma tra i due medici e professori più esperti in questo settore, riconosciuti a livello internazionale. Il professor Chio la settimana scorsa ha anche presentato uno studio al simposio globale sulla SLA. Sì. E quindi veramente, come ha detto Gino, due pezzi da 90.
Io, Gino. Andrea, così come detto ad inizio di trasmissione, noi forse perché ne sentiamo il bisogno, forse per un conforto, noi veramente abbiamo bisogno di buone notizie. E io so che i due illustri ospiti possono in un certo senso dare un fascio di luce a questo momento un po' particolare anche della SLA, perché sappiamo che il Covid in un certo senso ha bloccato un po' tutto quello che può essere la ricerca, tutto quello che può essere il cammino. Anzi, a tal proposito, noi poi ogni tanto, e lo dico anche agli amici che sono in regia, manderemo un IBAN che tu stesso poi ci saprai indicare quando mettere e a che cosa serve. Io chiedo ai due professori, c'è la possibilità di essere più ottimisti rispetto a qualche tempo fa, per chi tutto ad un tratto sa, viene diagnosticato di essere affetto da SLA? Chi comincia? Sì, inizio io. Certo. Così racconterò alcune cose che sono anche le cose che ho raccontato la scorsa settimana. È un momento sicuramente importante perché abbiamo alla luce, in arrivo, terapie che sono molto promettenti, non sono ancora consolidate in modo definitivo, ma si stanno veramente avendo dei grandi progressi. La più importante sono rappresentate delle terapie geniche, in realtà nei cosiddetti oligonucleotidi di antisenso, che bloccano la produzione delle proteine dannose nei soggetti che sono portatori di mutazioni genetiche. Questo vale in particolare per i portatori di mutazione SOL1, che è il primo gene scoperto della malattia, in cui lo studio è già in fase 3 e in questi giorni è finito il reclutamento, quindi siamo a livello di risultati, dovremmo avere fra 6 mesi. Lo studio di fase 1 o 2 era stato molto positivo, per cui siamo, come si dice, estremamente ottimisti. La simile situazione c'è per l'altro gene, C9ORF72, su cui siamo in fase 1, i risultati li avremo tra poco e anche qua si spera veramente in un buon risultato. Ci sono anche terapie farmacologiche, diciamo, che si stanno propinquando. È stato presentato proprio al Mondiale SLA uno studio Centaur su un'associazione di due farmaci, di due sostanze, che ha dato dei risultati molto interessanti. Non sappiamo se verrà a essere già in qualche modo ad entrare già in commercio, se necessiterà di uno studio ulteriore perché era un po' piccolo. Questa è una scelta delle autorità regolatorie, ma di nuovo qualcosa di interessante e di utile, in questo caso addirittura per tutti i pazienti, quindi una nuova strada. Magari Vincenzo ha qualcos'altro da dire in ambito non terapeutico? Sentiamo. Beh, ovviamente questo è il risultato in fondo di lunghi anni di ricerca silenziosa e si può riflettere che l'anno Covid è stato anche un anno che ha permesso profonde riflessioni e non è detto neppure che il Covid non abbia per certi aspetti una modalità di aiuto per la comprensione della patologia. Non dimentichiamo che c'è chi ha ritenuto negli anni che la patologia sporadica potesse essere il risultato addirittura di un attacco virale, per cui il tutto deve essere sempre messo in una opportuna prospettiva, nel senso che anche l'anno Covid può essere un anno invece fondamentale. Però, come diceva giustamente il professor Chiò, qui stiamo arrivando veramente a passi fondamentali, soprattutto un concetto di malattia non più isolata come si pensava una volta in termini neuromuscolari, ma malattia sistemica con interessamento anche frontotemporale e recentemente, peraltro proprio in collaborazione col professor Chiozzi, con la dimostrazione addirittura che il gene in qualche modo correlato alla malattia di Huntington può essere responsabile anche di questa malattia. Per cui entriamo in scenari veramente nuovi, che probabilmente danno la possibilità a chi si interessa di SLA di attingere ad altri campi. Mi riferisco a chi studia le frontotemporali e certo, chi studia la malattia di Huntington. C'è una convergenza assoluta per una patologia una volta considerata orfana
che invece oggi emerge come il riferimento assoluto di tutta la neurodegenerazione. Ma questa è la prospettiva nuova. Posso chiedervi una cosa, perché ne avevamo parlato anche nella precedente puntata, sempre con Andrea. Stiamo parlando del Covid. Il Covid ci ha insegnato come, quando si vuole, si può con velocità trovare un vaccino, si possono abbattere tutti i protocolli. Perché non si prende esempio da quello che è stato fatto per il Covid con estrema velocità, per dare una speranza a chi in questo momento sta soffrendo e di speranze purtroppo ne ha poche, cioè abbattendo i protocolli, andando sempre più veloce, se si può fare, vi chiedo. Esattamente questo è l'input, cioè l'approvvigionamento di questi vaccini è stato, diciamo, veramente qualcosa di straordinario, e con la dimostrazione che in pochi mesi si può arrivare ad obiettivi di cui poi va verificata l'efficacia. E questa è la strada maestra, nel senso che, individuato l'obiettivo, ragionevolmente anche in una malattia come questa si possono raggiungere risultati in tempi molto ridotti. Questa è la lezione del Covid. Vorrei aggiungere, se c'è un aspetto importante, in realtà per il raggiungimento di questi risultati da parte di una serie di industrie farmaceutiche, parlo del Covid, c'è stato anche un input di denaro, un'immissione di denaro da parte dei governi assolutamente straordinaria. Gli Stati Uniti hanno dato miliardi di dollari per questo tipo di ricerche. Il mondo delle malattie neurodegenerative, della SLA in particolare, non ha questo tipo di fondi. La velocità anche dei risultati è necessariamente minore, perché se tu hai, quando va bene, alcune centinaia di migliaia di euro, diciamo, fai una strada non particolarmente lunga e soprattutto non veloce. Ecco, ma quello che volevo aggiungere, se era possibile, in modo, voglio dire, tanto banale quanto provocatorio: quanto può incidere la velocità, anche di quello che diceva poc'anzi Alessandro, in relazione al numero di pazienti, o comunque al numero di persone nel mondo colpite da SLA? Cioè, una determinata tipologia di ricerca aumenta all'aumentare, voglio dire, della domanda, per così dire, oppure è soltanto una questione squisitamente scientifica nella difficoltà di combattere una patologia del genere? Cioè, se ci fossero più malati di SLA, ci si sbrigherebbe prima, fra virgolette, a trovare un antidoto, insomma, ad andare avanti nella ricerca? Diciamo, l'AIDS ci ha dato un esempio ben preciso. Quando l'AIDS è scoppiata, l'interesse è stato estremo. Però vorrei sottolineare che questo aspetto sistemico della malattia, cioè il fatto di poter andare a progetto, per esempio, col mondo delle demenze frontotemporali, apre due settori che convergono su uno stesso obiettivo, perché abbiamo veramente degli agenti causali potenzialmente in comune. Questa è la situazione storica che potrebbe moltiplicare il numero di pazienti verso un obiettivo, teoricamente. Però ci vuole molta elasticità e anche molta prospettiva nell'assimilare questo concetto, che non a tutti è chiaro, anche perché vanno a invadere occhi di altre persone, nel senso che si interessa del fondo temporale in un modo, diciamo, più in un ambiente, che si interessa di là in un altro, eccetera. Vanno vinti veramente vanno fatti dei salti quantici. Infatti, Giro. Io chiedo a due illustri professori. Allora, in questa prima fase noi abbiamo capito che è quanto mai importante che la ricerca abbia più fondi, che gli stati, diciamo, lo Stato italiano non è che brilli per acume, e mi assumo io la responsabilità di quello che sto dicendo, nel non aumentare mai i soldi della ricerca. E questa è la prima cosa che abbiamo capito. Seconda cosa, da una discussione fatta con Andrea la volta scorsa, si evinceva una cosa, che se ci sono dei protocolli, io forse utilizzo delle parole non giuste, dei termini che forse non sono adatti, voi mi perdonerete e dovete correggermi se sto dicendo qualcosa di sbagliato, ma se c'è un qualcosa di a livello, in fase sperimentale, che può dare una speranza in più a chi è stato colpito dalla SLA, è nel diritto
diritto di chi è affetto a richiedere quella sperimentazione, oppure ci sono le porte chiuse affinché qualcuno possa ricevere una cura del proprio genere. Per i protocolli. Beh, no, diciamo l'Italia è stata, diciamo, non ha partecipato a diciamo a quelli che sono stati i trial internazionali per un limite di vario tipo, non ultimo è chiaro che la locomotiva è anglosassone, come tale è difficile aprire poi anche a paesi con diversa lingua, eccetera. Il problema che forse lei tocca è il fatto che c'è la possibilità di far convergere un obiettivo e quindi delle raccolte di fondi su dei progetti di particolare portata. Qui arriviamo poi al progetto MINE, che è poi il motivo di discussione e di presentazione. Comunque, vorrei aggiungere, la domanda fatta si riferiva anche alla possibilità di utilizzare farmaci che siano ancora in sperimentazione. Questo, se sono farmaci in sperimentazione, ovviamente sono farmaci dei quali non sappiamo se c'è utilità o meno, quindi direi che su questi allo stato attuale l'ipotesi di usarli non ha molto senso, potrebbero anche essere in qualche modo negativi per gli effetti. Diversa è la situazione di farmaci che abbiano una buona solida base di dimostrazione. L'Italia è un paese che su questo è sempre stata abbastanza veloce. Pensiamo al fatto che l'Europa non ha ammesso le daravone, mentre l'Italia l'ha ammesso per alcuni anni utilizzando la legge 648. È stato poi di nuovo ritirato perché alla fine l'Europa, l'EMA ha ripetutamente dichiarato che il farmaco non lo riteneva efficace, e a quel punto comunque l'Italia deve adeguarsi alle normative europee, e il farmaco è stato sospeso da luglio. Però la posizione italiana è molto avanzata in generale su queste cose, su questo. Bisogna essere solo molto attenti a non chiedere farmaci o sostanze che non abbiano ancora un'adeguata dimostrazione. Questo è fondamentale. Ecco, Ciccio. Ma da questo punto di vista, tornando un po' indietro alla domanda che ho fatto poc'anzi, sia sul discorso delle cure in relazione al numero di pazienti relativi alla SLA, colpiti dalla SLA, sul discorso invece del, fra virgolette, tamponamento della patologia, ormai sappiamo che tante malattie, tante patologie che fino a 20-30 anni fa erano sostanzialmente non combattibili, se mi passate il termine un po' infelice, oggi invece si convive anche per decenni con determinate patologie. Penso ad esempio all'artrite reumatoide, penso a tante altre patologie, varie tipologie di prostatiti, piuttosto che tante problematiche, dove comunque si riesce bene o male, nonostante la cronicità. Vabbè, abbiamo capito quello che vuoi dire. Al di là del sottoso cronico di perdonatemi, professore, perdonatemi. Ci si può comunque convivere. Dico, la SLA, da questo punto di vista, ha un tipo di possibilità di poter allungare, per così dire, i tempi e conviverci? Questo sicuramente, cioè sotto sono i nostri... stati fatti dei passi avanti da questo punto di vista. Assolutamente, sotto i nostri occhi, diciamo, dagli anni 90 abbiamo visto prima l'introduzione di un sussidio per la nutrizione che prima era più o meno inesistente, che poi è la PEG, ma poi la rivoluzione è stata ovviamente la ventilazione non invasiva e poi la ventilazione invasiva. Noi penso possiamo con il professor Chiò francamente dire che abbiamo avuto pazienti per oltre 25 anni a Milano. Ovviamente le condizioni di qualità di vita e tutto il resto va ampiamente discusso, però relativamente alla sopravvivenza è stato un miracolo. Cioè, quello che una volta era considerato il polmone d'acciaio, oggi è un apparecchio che è più o meno delle dimensioni di un computer o meno. Questo ha fatto fare un salto tremendo. Noi abbiamo avuto, mi ricordo, mi viene in mente un paziente che partiva da Milano e andava sulle Ande, andava in Perù, andava di qui, andava di là, con tracheostomia dopo 20 anni di malattia. Questa è stata una rivoluzione tecnologica, no Adriano? Ma certo, sì. E aggiungiamo alcuni altri aspetti, ad esempio tutte le nuove tecniche di comunicazione aumentativa che permettono a pazienti che ad esempio non sono in grado di parlare o di muovere le mani di comunicare attraverso vie diverse. Il paziente in tracheo che comunica è una persona che rientra nella vita,
e abbiamo pazienti che scrivono libri, che fanno lobbying per ottenere vuoi fondi, vuoi ausili, abbiamo pazienti che intervengono nella vita. Quindi, il nostro paziente sappiamo che dobbiamo andare in pubblicità, sì, dico, che la qualità della vita sta migliorando, ecco. Flash, insomma, si può immaginare che fra 5, 6 anni, 10 anni, se non arrivi magari la tanto ambita guarigione dalla SLA, comunque si potrà arrivare bloccare a un punto dove ci si potrà convivere. Questo è auspicabile. Il paziente a cui facevo riferimento ha gestito per 25 anni la propria azienda. Ed è una speranza. Andiamo in pubblicità. Andiamo in pubblicità, poi immediatamente dopo, Andrea, ti daremo la parola perché mandiamo l'Iban. Sì. Ci sarà l'Iban e tu ci spiegherai di che cosa si tratta. Quindi con Andrea Caffo, stilista a questo punto. No, no, tu fashion blogger. Pubblicità. Nuovamente in diretta, seconda parte del nostro Aperi News. Gino, dovevamo andare da Andrea per mandare in onda proprio un IBAN per... Ce lo spiega Andrea, Dai. Noi dobbiamo dire grazie ad Andrea perché grazie ad Andrea Caffo noi stiamo ospitando due professori illustri che indubbiamente state togliendo la nebulosa che c'è in ognuno di noi quando parliamo di un certo argomento e magari tentenniamo e voi date questa bella... Ci stanno dando comunque visione, anche delle notizie positive, quindi è la cosa, possiamo chiudere con un po' di ottimismo. Infatti Andrea, tu ci hai dato un IBAN, lo puoi chiamare e puoi dire a cosa serve direttamente. Certo, ok, questo qui in sovraimpressione. Allora, questo qui è l'IBAN per permettere la donazione, per effettuare una donazione all'Istituto Oxologico Italiano, che ha in gestione il fondo per il Project Mind. Quindi facciamo un piccolo cappello introduttivo. Quando ho lanciato la mia iniziativa, ho chiaramente sposato la causa del Project Mind. Che cos'è? Ovviamente i professori ne parleranno molto meglio di me, ma è un progetto di ricerca internazionale, di ricerca genetica, e in Italia è gestito proprio dal professor Chio e dal professor Silani. E quindi è possibile effettuare delle donazioni andando sul sito del Project Mind, dove si può donare utilizzando anche PayPal o carta di credito, oppure è possibile effettuare un bonifico con la causale Project Mind o Progetto Mind, scritto Mine appunto. Quello che dicevamo prima sulla forse mancanza di fondi o bacche un po' magre da questo punto di vista, l'Italia destina l'1,5% del proprio PIL alla ricerca scientifica, quando la Commissione Europea richiede circa il 3%, e quello è un importo destinato a tutte le ricerche per tutte le patologie. Nella fattispecie questo progetto di ricerca genetica, lo ribadisco, sulla SLA, per questo progetto ho scritto anche al Ministro della Salute. Qualcosina si sta muovendo, però non siamo ancora dove vorremmo essere. Ecco perché un piccolo gesto d'amore, che può avere un ritorno immenso nell'effettuare una donazione. E per quanto adesso riguarda il Project Mind, il sito è www.projectmind, non so se riusciamo a mandarlo questo pure in onda, .com. Lì trovate tutti i dettagli, però chiaramente adesso ascolteremo in viva voce dal professor Silani e dal professor Chio. Prego. È il mio compito presentare questo progetto, che nasce nel 2013 in modo molto spontaneo in Olanda. Cioè un imprenditore olandese che si è ammalato di sclerosi laterale amiotrofica, si è rivolto al medico di fiducia, che poi è il professor Leonard Vandenberg, dicendo: ma cosa possiamo fare per la ricerca? E il professor Vandenberg gli ha fatto vedere un frigo pieno di DNA. Questo imprenditore, molto veloce, ha detto: va bene, adesso facciamo la sequenza completa di tutti questi pazienti. Fare la sequenza del DNA vuol dire potenzialmente cercare ovviamente un gene responsabile, cioè l'obiettivo è: troviamo il gene responsabile della malattia
troviamo la terapia, risolviamo tutto. La cosa è nata così molto spontaneamente e nel 2013 con Adriano Chiò abbiamo subito capito l'importanza della progettualità, anche perché nel giro di pochi mesi questo progetto che era nato in Olanda diventa un progetto planetario. E ovviamente c'era l'imprenditorialità di questo paziente che ha intuito la possibilità di allargare di colpo la progettualità. Però, diciamo, qual era la novità? Tutti i paesi potevano, erano invitati a partecipare nella misura in cui erano capaci di raccogliere i fondi per arrivare alla sequenza dei pazienti. La sequenza di un paziente ha un prezzo, cioè la sequenza del DNA è, ovviamente ha un prezzo. A questo punto i paesi si sono, come dire, dati da fare per raccogliere i fondi necessari per arrivare a un obiettivo finale molto ambizioso, perché si trattava di sequenziare 15.000 DNA nel mondo contro 7.500 controlli. Quindi ogni paese doveva fare, come dire, dare un contributo con un certo numero di pazienti sì. che identificava e ovviamente doveva dare un contributo nazionale per arrivare all'obiettivo. Questa è l'essenza del progetto. Ovviamente ci sono stati degli accordi molto complessi per quanto riguarda la privacy, perché questi sono dati sensibili, eccetera. Sono stati firmati degli agreement e con il professor Chiò noi abbiamo portato l'Italia nel progetto MIND. Ovviamente abbiamo, abbiamo giocato il buio, nel senso che non sapevamo quanto l'Italia ci avrebbe seguito, quanto in sostanza l'Italia avrebbe coperto l'obiettivo. E contando il numero di pazienti a disposizione per la gestione dei due consorzi che accumulano, e noi abbiamo il DNA a disposizione in numero eccedente evidentemente, abbiamo stabilito che l'Italia si poteva presentare ragionevolmente col sequenziamento di 1.000 pazienti e 500 controlli. Questo è stato l'obiettivo. Ovviamente sequenziare 1.500 pazienti, o meglio 1.000 pazienti e 500 controlli ha un prezzo, e i prezzi del sequenziamento sono caduti nel tempo, cioè si sono ammortizzati dal 2013 fino a diventare fondamentalmente ridotti, anche perché la contrattazione poi con la ditta che operava il sequenziamento, che peraltro era una ditta americana, ovviamente ha visto la calare il prezzo, certo, però certo. Parliamo per ogni paziente più di 1.000 euro evidentemente. A questo punto, a questo punto ci siamo dati da fare, cioè abbiamo ovviamente insieme al professor Chiò abbiamo bussato le varie porte dell'Italia e abbiamo collezionato delle somme da Arisla, abbiamo collezionato dai pazienti eccetera, e a questo punto abbiamo, come dire, aperto un conto che è dedicato, perché questo è un conto che in qualche modo fa riferimento a Uxologico, ma è un conto, come dire, anonimo, che di fatto raccoglie la cifra che verrà utilizzata e, diciamo, nell'originario disegno verrà portata in Olanda per operare il sequenziamento in rapporto ovviamente alla cifra accumulata. Questa è l'essenza del progetto, non so se sono stato chiaro. Chiarissimo. Chiarissimo. E ci fa capire anche quanto è importante donare, questo è fondamentale, quanto è importante memorizzare quell'IBAN che ora noi rimanderemo in onda per dare tutti quanti un contributo. Non so se il professore Chiò voleva aggiungere qualcos'altro. Certamente. Certo. Allora, la domanda potrebbe essere: questo progetto parte nel 2013 con un grande successo in alcuni paesi, i Paesi Bassi in particolare, il Regno Unito e altri, con minore successo in Italia, ma si è ottenuto qualche cosa? In realtà sono stati sequenziati più di metà dei pazienti totali e dei controlli che dovevano essere sequenziati nel progetto. Ma questo ha già permesso di ottenere dei grandi risultati, perché le analisi vengono fatte da vari gruppi di ricerca. Mi fermo un istante per dirvi che il materiale raccolto è aperto a tutti i gruppi di ricerca al mondo, viene fatta una domanda di poter accedere a questi dati,
con un progetto. Se questo progetto viene approvato dal consiglio, che di solito viene approvato, deve avere solo delle basi solide, si permette di poter analizzare quello che si decide di analizzare. Ha già portato a decine di pubblicazioni, a scoperte di nuovi geni, alla identificazione di meccanismi e di vie metaboliche che sono coinvolte nella malattia, quindi con dei risultati estremamente importanti, testimoniati dal fatto che quest'anno il Project Mind ha avuto il premio internazionale proprio per il progetto, come progetto, per i risultati ottenuti. Chiaramente, purtroppo, tutto questo con una partecipazione italiana direi ancora piuttosto modesta, perché la nostra potenzialità che c'è non abbiamo potuto esprimerla. La potenzialità dell'Italia è particolare anche per un aspetto che è spesso assente negli altri paesi. Dei nostri pazienti noi abbiamo dei dati clinici e di evoluzione e di storia molto più ricchi di quello che ha la maggior parte dei paesi, e questo fa sì che il materiale nostro sia sempre molto apprezzato, perché permette non solo di analizzare il DNA, ma di correlarlo a tutta una serie di fattori che non avviene spesso per gli altri paesi. Chiarissimo. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa anche tu? No, penso che i professori abbiano già detto tutto. E quello che, a cui faceva riferimento il professor Chio, che appunto questo progetto è stato premiato come il progetto più grande al mondo di sequenziamento del genoma per singola malattia, è una cosa incredibile. E ahimè, come dicevano entrambi, da parte dell'Italia si sarebbe potuto fare di più. Anche le organizzazioni dei pazienti purtroppo sono focalizzate su altro, e quindi speriamo, appunto, l'appello oggi è questo, appunto, di una donazione per chi ci sta guardando. Speriamo che le istituzioni mettano finalmente a fuoco la necessità di questo, la necessità di trovare una soluzione a questo problema, e quindi una delle strade può certamente essere la ricerca genetica, perché può dare modo di sviluppare delle terapie in tal senso, e quindi posso solo che ribadire l'invito a documentarsi e a accedere al sito o direttamente effettuare questo bonifico con questo IBAN e aiutare chi ha veramente bisogno. Quello che alle istituzioni, in alcune comunicazioni, ho scritto in maniera un po' provocatoria che in Italia per fare ricerca bisogna andare a comprare le azalee in piazza o le arance per aiutare la ricerca. È certamente provocatoria come frase, però non è così lontana se si guarda quello che fanno altri paesi sempre all'interno dell'Europa. Ora, magari speriamo che con il recovery fund ci sia una parte di questi soldi che possa finire anche nella ricerca per le malattie neurodegenerative, perché si potrebbe veramente fare bingo, come diceva il professor Silani, trovare la soluzione a questo problema potrebbe potenzialmente portare soluzioni anche ad altre malattie. E quindi Andrea, non volevo disturbare purtroppo Andrea, per immergerci in quella che è la nostra quotidianità. Questa pandemia a noi ha insegnato un mare di cose, perché ci ha fatto capire che, ad esempio, la sanità l'abbiamo trascurata, ci ha fatto capire che per quanto riguarda la cultura e l'insegnamento, noi in Italia non è vero che abbiamo fatto dei passi in avanti, anzi abbiamo fatto dei passi indietro. Io credo che questo momento così particolare ci abbia fatto capire quanto poco diligente è stato il comparto amministrativo di questa nazione Italia, e c'è sempre la possibilità di poter rimediare, perché se avessimo avuto una sezione sanitaria che era tranquilla, era serena, invece di preoccuparsi in maniera manageriale, se ne fosse occupata in maniera scientifica, elargendo qualche cosa in più,
portandosi agli standard di ricerca come tutti gli altri paesi, io credo che forse oggi parleremmo di numeri completamente diversi. O sbaglio, professore? Sì, no, io volevo aggiungere un'affermazione importante, perché uno può dire: ma perché una ricerca genetica, perché una cosa così? Ma ricordiamo al grande pubblico che identificare un gene vuol dire identificare una proteina, vuol dire identificare un meccanismo e quindi vuol dire identificare una terapia teorica. Tant'è vero che la storia ci insegna che dai lontani anni in cui la ricerca genetica su questo argomento è iniziata, più di 30 geni sono stati identificati, ma decodificati anche i meccanismi. E questa è la cosa importante di questo progetto, che nel 2013 sembrò fantasmagorico, perché appunto il dare nome e cognome a un meccanismo è come dire: io ho una panda piuttosto che un appunto, e vado a cercare un pezzo per una panda o per un appunto. E questa è stata la grande rivoluzione di questa progettualità. Ecco, quello che volevo invece aggiungere un attimo, sposando in toto quello che ha detto Gino poc'anzi: tutto è perfettibile, tutto è migliorabile, però non volendo divagare dalla tematica relativa alla SLA, ma voi come fotografate in un certo senso il momento della sanità italiana in una situazione di pandemia, considerando anche come poi del resto si stanno comportando anche negli altri paesi europei, perché la tanto vituperata Infatti. Italia, che tanto di più deve certamente fare in nome della ricerca, innanzitutto in maniera prioritaria relativamente appunto alla SLA, però io credo insomma che leggendo un po' di giornali, guardando un po' su internet, vedendo un po' di televisione, non mi sembra di capire che l'Italia sia così davvero indietro rispetto ad altre. Non è da buttare, dai. Cioè, diciamo anche nella gestione di questa pandemia, credo che insomma non ce la siamo cavata poi così male. Insomma, ci sono anche delle eccellenze nella nostra sanità. Il re di Svezia a livello generale ha detto: abbiamo fallito tutti quanti. Sì, no, assolutamente. Però, siccome punto di vista su. Molto spesso è facile sparare sulla nostra ricerca. Un re si può permettere questo e altro. Dico, in Svezia, ricordiamo, dovevano fare la... Non c'erano all'inizio regole, tutto quanto, l'immunità di gregge. Dopodiché l'auspicio per la SLA è chiaramente quello che l'interlocuzione con l'attuale governo e il Ministero della Salute, nel caso specifico del Ministro Roberto Speranza, possa essere sempre più attivo, e per i Ministri della Salute che verranno ovviamente. Beh, sicuramente la pandemia ci ha insegnato molto, ma vorrei proprio parlare della SLA nella pandemia. Nella prima fase ci siamo trovati davanti a un problema serio, era stato dato un ordine, penso in tutte le regioni, certamente in Piemonte, ma in Lombardia lo so, di chiudere gli ambulatori e via dicendo. Questo ha portato 2 mesi, marzo, aprile, un pezzettino di maggio, i nostri pazienti a un certo grado di isolamento. Abbiamo lavorato molto attraverso la via dei collegamenti, eccetera, ma non è stato del tutto soddisfacente. In questa seconda fase, ad esempio, quello che noi abbiamo deciso di fare è stato di tenere aperto tutte le attività ambulatoriali per i pazienti. Stiamo vedendo i pazienti in sostanza esattamente come in un periodo non pandemico, con le adeguate protezioni, perché in realtà se tutti sono protetti si può lavorare. Non abbiamo finora avuto alcun problema con i nostri pazienti e quindi abbiamo potuto mantenere quello che dobbiamo fare, cioè assisterli, aiutarli nel decorso della malattia. È stato un lavoro complesso, però si è potuto fare grazie al fatto che il sistema tutto sommato sta reggendo abbastanza bene. Poi ci sono un po' di crepe, ma è inutile parlarne perché le conosciamo tutti benissimo. Infatti. Volevo completare questa osservazione, perché prima di tutto noi non abbiamo mai chiuso trial terapeutici e dall'estero continuavano a chiedere: ma come fate ad andare avanti? Numero uno. Numero due, io volevo portare la testimonianza di cosa è successo tra i giovani, nel senso che gli specializzandi italiani si sono buttati anche nel Covid, lottando, andando al fronte, punto e chiuso. Questo sottolinea la genialità e la grande capacità, nonché umanità dell'Italia. Il servizio sanitario italiano ha risposto coi controfiocchi per certi aspetti. Tutto non può essere perfetto quando si va in guerra in una situazione di questo genere, però se noi vediamo altri paesi, noi ci siamo comportati in un modo molto più strategico, a mio modo di vedere.
Quindi io sono dalla parte di quello che tende a salvare quello che è successo piuttosto che a criticarlo, in sostanza. Fermo restando che sia una guerra. E dobbiamo fare i complimenti, lo facciamo sempre, ma mi piace farlo a tutti i medici italiani che veramente, anche perché diceva bene il professore, sono andati in guerra, perché di guerra Anche perché di guerra si tratta, perché il nostro nemico utilizza tutte le armi possibili e immaginabili, e addirittura sempre in anticipo rispetto alla nostra difesa, e dobbiamo fare i complimenti. Beh, è un nemico molto sofisticato e variegato che colpisce in vari punti. Il neurocovid esiste. È vero. E allora noi dobbiamo salutare i nostri ospiti, andiamo in pubblicità e poi dobbiamo comunque pensare anche alla cronaca, ci sono delle novità anche legate alla pandemia. Io non vedo più Andrea, però saluto il professore Silari e il professore Chiò. Grazie di essere stati qui con noi quest'oggi. È stato grazie per un piacere, grazie per le buone notizie. Sì, per le buone notizie. Grazie per averci ospitato. No, ci mancherebbe altro, e noi siamo sempre a vostra disposizione, perché abbiamo memorizzato il Liban e ogni qualvolta c'è possibile lo metteremo. Assolutamente. Lo metteremo in onda, e se voi dovete comunicare qualcosa, qualche buona notizia, noi ci siamo e siamo a vostra completa disposizione. Grazie professore Silani, professore Chiò, grazie ad Andrea che ormai è della redazione, è co-conduttore di questa trasmissione. Andiamo in pubblicità e poi continuiamo con l'ultimo grazie segmento di Aperitivo. Grazie e buon Natale. Grazie. Ciao. Grazie.